Benvenuti e benvenute ad una nuova puntata del nostro Gin Rock. Oggi qui con me in studio un ospite un po' particolare. Non si tratta del solito musicista o rocker che viene da noi come ospite, ma molto di più. Abbiamo Mattia, nonché Jack Knight Blues, o meglio Tia Jack, o Jack Tia, o solo Tia, o meglio tante cose. Ma siccome mi becchi, ecco, dai. Molto bene, e lui è così, un collega. Sì, lavoro anch'io in radio e come te promuovo un sacco di artisti, però avendo anche adesso una band che è nata dal progetto radio, mi tocca anche promuovere un po' la band, poi mi mischio anche in altre arti, in altre cose. Oggi sono qui perché volevo fare una chiacchierata con una mia collega speaker. Molto bene. Come va? Bene, grazie. Tu? Bene, grazie. Lui fa appunto lo speaker per Rock and Roll Radio. Sì, Rock and Roll Radio è la mia realtà attuale in radio. Ho iniziato a Radio Punto circa un anno e mezzo fa, è una radio della provincia di Milano, di Legnano, e mi sono accorto che la radio mi piaceva parlare in cuffia, sentire questo riverberino strano che piace tanto, mi piaceva guardare alla mia sinistra, vedere un ospite davanti a me, vedere un regista, poi capire che i registi non sempre ci sono, quindi ho imparato a fare anche io il regista in radio e mi è piaciuto subito. Di conseguenza ho continuato, e quando ho voluto pensare a un programma, ho pensato a un programma che non sapevo fare, perché il rock l'ho cantato per un sacco di tempo e mi veniva facile. Perché? Perché ho avuto una rock band per circa 10 anni e allora volevo sviluppare un'altra arte e ho pensato al blues. Wow! E il blues è difficile. Parecchio! Parecchio, perché se non hai il papà che suona blues o il nonno che suonava con Muddy Waters o ascoltava Miles Davis, sei un po' piccolo così nel blues, quindi devi avere qualcuno. Beh, però che... cavolo, cioè adesso puoi sparare sti nomoni. No, cioè, è vero. Infatti ho scelto di condurre il programma insieme a un insegnante di chitarra. Ho chiamato Francesco Cutri, che è la mia spalla in radio, e ho detto, visto che io di blues ne so poco, provo a coinvolgere qualcuno che ne sa e faccio la parte dell'allievo che deve imparare il blues. Quindi ho preso la Wikipedia del blues in quel momento, che ha studiato a Los Angeles, e me la sono portata in radio, a Rock and Roll Radio, ed è uscita uno scambio in cui io invitavo magari Fabio Treves, lo guardavo con occhi di carino sto signore con l'armonica e la coda, e invece era un capo dell'armonica blues in italiana, e Francesco mi menava dicendomi, guarda che devi fare delle domande specifiche a questo. Ma adesso andiamo avanti con la storia, prima però vogliamo mandare un videoclip. Sì, ci vediamo la Jack Knight Blues Band all'Opera. Vai, vediamola allora. Di Milano. Vai. Stop if you love me. Oh, it's time to be sorry. No, it don't last forever. Abbiamo ascoltato un tuo pezzo, quindi. Sì, questa era una cover di Joe Bonamassa, si chiama Stop, l'abbiamo reinterpretata con la band. E è stata una vera sfida, perché fino a qualche mese prima cantavo gli Sidisi, quindi era difficile scendere e reinterpretare quelle note basse. Però devo dire la verità, il fatto di fare speaker mi ha aiutato, perché moduliamo la voce come se stessimo parlando, e quindi nel blues mi ha aiutato molto di più. È vero, noi speaker abbiamo un sacco di... Io perlomeno ho fatto un sacco di corsi sulla modulazione della voce, su come tenere il pathos, su come tenere un attimo di tranquillità. Sì, è molto bello, molto interessante. Sì, anche perché appunto con i musicisti mantenere un po' di suspense e pathos. Hai capito? Cioè devi ogni tanto dare un colpetto e poi devi tirarti indietro, sì. Poi devi dare il colpetto e poi tirarti indietro. Bello, e quindi... Non sembra, ma qui a fianco a lei comunque provo anch'io l'emozione.
l'emozione del musicista è emozionato. Anche se faccio lo speaker sono emozionato. No, non è vero. Sono emozionatissimo. Bene, sono contenta, insomma, divulgo emozioni allora. Sì, e anzi, a proposito di emozioni. Io con te. A proposito di emozioni, sapere che hai fatto la ballerina e che hai la passione per l'arte, quindi anche la recitazione, mi colpisce perché condividiamo anche quello. Hai visto? Sono contentissima per questo. Condividiamo il fatto che tu sei un attore anche. Sì, mi ci sono buttato dentro da quando l'anno scorso, per puro caso, un mio collega mi ha chiesto di partecipare a un video facendo una piccola parte e curando la produzione, quindi la distribuzione e il contatto con gli artisti. Abbiamo finito per vincere un premio che è stato quello del miglior corto dell'anno, un premio a Roma, e per Cinevox. Il video si chiama Il perché si muore e lo trovate su YouTube. E poi da lì è iniziata una collaborazione anche per altri video. Adesso sto girando una web series che si chiama Milano Trema, lo potete trovare anche su YouTube, anche quella con Franz Rotundo e Fabrizio Maddalena, che sono i due registi. Salutiamo e ringraziamo. Salutiamo e spero di poter raccontarti questa esperienza quando sarà completo, magari di nuovo, così condividiamo anche questi video e li volentieri vediamo insieme. E poi chissà, magari vederti dentro questo video mi farebbe anche piacere. Wow, ti ringrazio. Volentieri ti ringrazio, farebbe piacere anche a me esserci a questo punto. Sì, pensaci insieme con una pistola in mano che usciamo da una banca appena svaleggiata. Vediamo se ci sta? Ci sta, ci sta, ci sta. Secondo noi ci sta, speriamo anche secondo voi. Insomma, dalla regia ci scrivono paraculo, è divertente, molto divertente, grazie. Grazie Fabio. Credo che sia indicato lui, però io sì, me ne prendo anche atto di mia responsabilità nel caso in cui, ma è per lui. Sì, quindi è per me. Faccio quella che poi ad un certo punto se ne lava le mani, no dai, con un collega non potrei mai, assolutamente. Giusto, anche perché direi che mi sono portato questo video da farti vedere nel teaser e voglio sapere cosa ne pensi. Ok, dai, allora vediamo. Vediamolo, vediamolo. Okay. Trailer. Ho preso la vespetta e sono andato lì. Ah, ma per quella storia di Piazza Vetra? Sì, sono andato lì e sono preso una birretta piccola. Sì. Sono seduto lì al tavolo, ho salutato questa amica mia. Quindi mi stavo rompendo le palle alla fine. Ho preso la motoretta e sono andato lì in quel locale che ti dicevo. Sì. Da solo? Da solo. Ma perché non mi chiami? Ma cazzo, ma quando sono così depresso? Comunque appena sono arrivato lì mi sono ripigliato, E mi sono preso una birretta piccola. Non c'ho voglia di romperti le palle, guarda. Sì? Minchia, sembrava di essere al Rio delle Amazzoni. Era Rio delle Amazzoni? Pieno di pelo, pieno. Comunque ci dobbiamo tornare assieme, Sì. Per forza, solo in queste. Lo so, guarda. Ma che è? Non li trovi? Io nel mio casino trovo sempre tutto, tu vedi casino, ma io prima o poi... Ah. Eccole qua! Le ho trovate. Ride bene, chi ride ultimo. Ora gliele facciamo vedere noi le cazzo di fatine. Rieccoci tornati, abbiamo visto il trailer. Sì, è vero, con la pistola in mano appunto sembravo un po' più serio, anche se la pistola mi si è smontata nei pantaloni mentre l'ho messa via. Sai come fanno nei film all'americana? Sì. Ho voluto fare la stessa cosa, il regista mi ha detto falla un po' più tua e io l'ho fatta troppo mia, mi si è smontata la canna nei pantaloni, però è stato carino. Meno male che si chiude a quel punto il video. Sì, sì, si chiude proprio con Milano Trema, ma non tremava solo Milano in quel momento, devo dire. Sì. Fantastico. Senti, ma torniamo a parlare di radio, visto che è una cosa che ci accomuna per davvero. Sì. Allora, la radio... Iniziamo con la tua, poi inizio con la mia. Infatti. O inizio con la mia, inizi con la tua. Allora, sicuramente condividiamo il fatto che siamo entrambi sul web. Sì. Ed è una cosa che, diciamo, mi appassiona perché riesco a coinvolgere persone che vogliono scegliere di ascoltarmi. E io, quando ho scoperto il vostro mondo, ho scoperto il tuo programma, mi ha colpito molto il contenuto. Era il giusto, non era troppo e soprattutto era originale. Grazie. E quindi grazie andava mille. Sicuramente cliccato il play. Io cerco di lavorare più o meno sulle stesse cose, considerando che però lo faccio da solo, perché monto i filmati e monto l'audio. Certo, Francesco è una grande persona, un grande aiuto, perché lui è la Wikipedia. Spero di avere un aiuto, dei collaboratori prossimamente, se resterà Jackknife Blues oppure semplicemente se ci saranno altri programmi. È bello, sarebbe interessante. Tu invece qui qui
qui è bello, noi facciamo, io sono parte integrante di Cin Cin, che è un programma per musica indipendente, musicisti indipendenti su Stream Radio. Mm-hmm. Andate a dare un occhio se avete voglia. E è bello, chiaramente, perché vengono i musicisti indipendenti, vengono sempre ospiti nuovi, abbiamo sempre ospiti da intervistare, siamo sul rock, che a noi ci piace tanto, come Agin Rock d'altra parte. Certo. Ed è figo. Io poi ho un regista che saluto, Tano, e ho anche un management che devo sempre citarlo perché è importantissimo, anzi grazie a lui ho avuto a che fare con un sacco di ospiti interessantissimi, quindi ringrazio Simone Clerici. Ecco, Simone Clerici, oltre alla pistola, so anche tenere i volumi, quindi se serve una mano anche in radio io ci sono. No, ecco, fantastico. Simone Clerici si sta vendendo a te, io te lo dico. No, scherzo. Sarebbe magari carino fare un programma insieme a questo punto, visto che perché no? Tu vieni perché da rock, no? Vengo dal blues, perché vengo da rock and roll, tu vieni da Cin Cin, a sto punto potremmo fare un, e via, un rock and cin. Del genere. Boh, ci pensiamo. Ci pensiamo. Nel frattempo io vi devo salutare, purtroppo ti ringrazio per essere stato qui con me oggi. È stato un onore e un piacere. Grazie mille. Io vi saluto, però vi ricordo sempre la pagina ufficiale facebook.com/la televisione web. Mi raccomando, condividete e spammate più che potete il nostro video, mettete qualche like e poi andate a dare anche un occhio a queste due radio che secondo me fanno robe gagliarda interessante. A presto, alla prossima puntata. Non dimenticate, stay rock.